Bentornati su Smart Video. Oggi vi mostro come sovrapporre immagini in post-produzione e creare effetti di immagine nell'immagine. Ciao, sono Silvia e oggi siamo alla terza puntata del video tutorial per imparare a usare Filmora. Questa è la seconda traccia che iniziamo ad andare a utilizzare oggi. Dal mio contenitore media prendo lo screenshot e lo trascino sulla seconda traccia. Come puoi notare, quando la clip si posiziona sulla traccia, Filmora crea in automatico una seconda traccia, perché il software ti permette di utilizzare tante tracce video in sovrapposizione e creare appunto effetti di immagine nell'immagine. Questo che vedi è l'effetto che si viene a creare. Rimangono però delle barre verdi laterali, perché la proporzione dell'immagine degli screenshot era diverso da quello 16 noni con cui io ho registrato il mio video. Questa è la finestra delle opzioni avanzate. La prima che andiamo a vedere è la funzione di zoom digitale per ingrandire o rimpicciolire la mia immagine. In questo caso io la ingrandisco perché voglio coprire completamente l'immagine sottostante. Quando seleziono l'immagine si evidenzia un quadrato giallo. Devo selezionare il bordo dove c'è il quadratino, trascinare, spostare. Come sempre bisogna lavorare di precisione, però dopo un po' ci si fa l'abitudine. E questo è l'effetto. Ok, salvo e torno sulla mia finestra principale. Sulla seconda traccia possiamo inserire anche delle fotografie, delle immagini statiche. Ancora non le ho nel mio progetto, quindi clicco su quel tasto, apro la finestra, seleziono e importo. Filmora me le posiziona direttamente lì, sulla timeline. È un po' scomodo lavorare da così, quindi seleziono e cancello. Le immagini mi rimangono comunque là in alto nella finestra dei media. A questo punto navigo sulla timeline e vado nel punto dove voglio inserire le mie fotografie. Le prendo e le trascino tutte insieme proprio lì. Queste sono le mie tre fotografie. Doppio clic sulla prima, finestra delle opzioni avanzate, perché voglio togliere le barre verdi laterali. Questo succede quasi sempre con le fotografie, perché è molto probabile che la proporzione dell'immagine sia 2/3, mentre invece normalmente il video è in 16 noni, nella proporzione tra base e altezza. Sulle altre due fotografie voglio applicare un effetto un po' più complesso di immagine nell'immagine. Doppio clic, opzioni avanzate, quindi cosa faccio? Rimpicciolisco l'immagine e poi gli applico una maschera di ritaglio. La maschera di ritaglio si trova là, in alto, a destra. Puoi guardarle tutte quante, ci sono tantissime, come sempre, opzioni, cuori, righe, quadri, eccetera. Seleziono il quadrato con i bordi tondi, lo applico e succede esattamente quello. Faccio la stessa cosa con la seconda. In questo caso devo lavorare un pochino di più con quella finestrella che apre Filmora, perché non è proprio centrata come voglio io sull'immagine. Chiudo e mi va bene. Ma quello che io voglio è che quelle due immagini non appaiono in sequenza una dopo quell'altra, ma appaiono contemporaneamente una sotto quell'altra. Quindi prendo la clip e la trascino sotto e riguardo com'è l'effetto. Devo sistemare un pochino le finestrelle in modo che siano perfettamente allineate per avere un bel effetto visivo. Alle foto e video sulla seconda linea posso applicare dei movimenti in entrata e uscita. Si chiamano anche animazioni. Doppio clic, finestra delle opzioni avanzate, in alto a destra. Vedi che ci sono tutta la gamma di movimenti preimpostati. Questi devi semplicemente provarli e vedere l'effetto che fa. Devi tenere in considerazione che alcuni movimenti possono alterarti la dimensione finale della tua immagine, perché non sono completamente personalizzati. Quindi devi provare, vedere l'effetto, se ti piace, eventualmente toglierlo con annulla. Ora ti mostro come inserire una grafica o un logo nelle tracce dalla seconda in poi in Filmora. Infatti purtroppo Filmora non ti permette di inserire il classico formato PNG, che è quello che sicuramente avrai per la grafica e per il logo. Infatti il formato PNG
mantiene uno sfondo trasparente e quindi lo puoi inserire su uno sfondo azzurrino, verdino o giallino e basta che si legga la tua scritta, per il resto si adatta bene al contesto. Il formato JPEG invece trasforma lo sfondo trasparente in bianco, quindi si crea l'effetto rettangolo bianco con dentro un logo. Ma per prima cosa, nel caso tu avessi proprio una grafica in PNG, la trasformi in JPEG. Nel caso non l'avessi mai fatto, Salvatore Razzulla ha scritto un tutorial anche su questo articolo e il link è qua sotto. Una volta convertito, lo importi e te lo ritrovi nel contenitore media là in alto. Prendi e trascini. In questo caso lo metto qua, proprio sotto le due fotografie, per mostrarti che Filmora, ancora una volta, crea un'altra traccia di montaggio. Quindi questo è il mio logo, doppio clic, opzioni avanzate. Clicco in alto a destra e apro la tendina schermo verde. Quel quadratino là in alto è il colore che posso rendere trasparente. Quindi clicco e quando il mouse si sposta sull'immagine diventa un contagocce. Clicco e quindi prendo proprio quel colore. Alzo un pochino l'intensità e come puoi vedere lo sfondo del mio logo è diventato trasparente. Il logo è ancora molto grosso ed è un effetto che va molto bene se tu vuoi mantenere il tuo nome, cognome e titolo esattamente con la grafica che hai scelto. Lo puoi utilizzare per esempio come sottopancia quando inizi a parlare, così sei immediatamente riconoscibile. Posso però creare anche un altro effetto, quello watermark, che non è altro che il loghino, il tuo loghino che rimane sullo schermo piccolo in un angolo dall'inizio alla fine della tua puntata. Quindi per trasformarlo piccolino, doppio clic, finestra delle opzioni avanzate, prendo la maschera di ritaglio, la trascino, la sistemo, chiudo e ho il mio loghino. Il mio watermark però deve rimanere dall'inizio alla fine del filmato. Quindi devo allungare la clip in modo che diventi lunga esattamente come il mio filmato. Quindi inizio a ingrandirlo e rimpicciolisco la timeline, lo ingrandisco e rimpicciolisco la timeline. Continuo di questo passo finché ho questo effetto in cui la clip del mio watermark è lunga esattamente quanto la mia prima clip in alto in cui c'è il video principale, chiamiamolo così. In parte lo schermo verde te l'ho mostrato precedentemente, ma adesso ti spiego un pochino più nel dettaglio come funziona. Per prima cosa ti dico che per ottenere l'effetto devi avere uno sfondo omogeneo e per fare ciò devi utilizzare delle lampade artificiali. Per questo ti rimando al link qua sopra o che apparirà poi al mio sito dove ho scritto una bellissima mini guida su come creare un set televisivo in casa tua e in questo ci c'è anche un minimo di tutorial su come utilizzare le lampade artificiali. Torniamo al nostro schermo verde. Per creare l'effetto finale schermo verde devo invertire la sovrapposizione delle immagini, quindi sullo sfondo ci sarà la fotografia e sopra ci sarà la mia immagine. Aggiungo un altro pezzettino di filmato, prendo una foto qualunque, la trascino sulla prima traccia e sulla seconda traccia invece trascino la solita clip con lo schermo verde. Questo è quello che si viene a creare. Doppio clic, opzioni avanzate. Come vedi, in questo momento la fotografia con la bambolina non si vede proprio perché il mio verde di sottofondo è completamente compatto. Quindi doppio clic, opzioni avanzate e vedi che in automatico praticamente te l'ha già riconosciuto lui lo schermo verde. Se c'è qualcosa che ti sembra non funzionare, puoi lavorare un pochino con quel comando intensità che può aumentare o diminuire appunto l'intensità del ritaglio. Anche per oggi è finito, ma l'unico modo per imparare davvero a fare montaggio video è quello di sperimentare, sperimentare, sperimentare. Devi avere dei video, buttarli dentro, giocarci, divertirti, provarci e poi alla fine vedrai che tutto questo diventerà molto più che naturale. Ti do appuntamento a giovedì prossimo, iscriviti se ti è piaciuto, così mi rendi molto felice e tu ricevi le notifiche. Qua di fianco c'è il link alla mini guida di cui ti avevo già parlato prima
in questo caso ti può essere utile per utilizzare delle lampade artificiali e quindi poter creare uno schermo verde compatto dietro di te. A presto!